Siamo a mezz'ora dell'inizio di Varese Pistoia, una partita fondamentale per la pallacanestro Varese. Abbiamo una bandiera. Marino Zanatta, come vedi una partita del genere e come vedi soprattutto la squadra biancorossa? È un momento estremamente difficile. Ci sono, purtroppo è stato un inizio di campionato peggio di ogni previsione. Qualcosa non sta funzionando. Speriamo che i ragazzi trovino la forza per riuscire a fare qualcosa di meglio, perché così come siamo messi siamo veramente in grossa difficoltà. Quanto sarà importante l'utilizzo di Magnum, se ci sarà, e soprattutto se il giocatore avrà voglia di giocare, perché non si riesce a capire se Magnum vorrebbe andare a Milano oppure no. Io non so cosa pensa il giocatore. Chiaro che se manca Magnum è una tegola ancora in più che va a sommarsi le altre. Io non penso che il giocatore non voglia giocare, ci mancherebbe altro. Se purtroppo le sue condizioni fisiche non lo permettono, deve pensare anche a quello. Ma è una brutta situazione. Come si soffre da bandiera della pallacanestro Varese a vedere questi anni in cui si soffre tutti gli anni per salvarsi? Io purtroppo ho vissuto in prima persona come dirigente una retrocessione. È stata una mazzata che mi ha segnato la vita, per cui io so la sofferenza anche di quelli che prendono le decisioni per mettere insieme una squadra. Si soffre e basta, perché, ripeto, noi non dobbiamo far mancare l'affetto nostro alla squadra, alla società. Poi speriamo che ci sia un pochino di fortuna, che qualcosa cambi, perché ne abbiamo veramente bisogno. Marino, qual è stata l'annata più bella che pensi di aver giocato? E se ti ricordi la partita che dici, cavolo, quella lì sono stato veramente super. No, la partita che ricordo con piacere è lo spareggio, la terza con Bologna dell'ultimo scudetto mio nel 68, perché ho giocato un ottimo primo tempo, poi ho fatto un'ottima partita e abbiamo vinto il campionato. Quella la ricordo anche perché era più recente e fatta bene. Momenti belli ce ne sono stati tanti, dal primo scudetto, le prime vittorie, sono stati anni indimenticabili, fatti da una squadra di amici, costruita molto bene da Guanco, con il supporto della famiglia Borghi, che dava tutte le energie necessarie per far bene, e tra noi c'era veramente un'amalgama che dura tuttora. Qual è stato l'allenatore che ti ha più aiutato a diventare quel campione che sei diventato? Campione... Dai, non fare il modesto. No, dico, io sono molto riconoscente a Giancarlo Primo, è stato il mio allenatore in nazionale, sono diventato capitano della nazionale per 4 anni, è una persona stupenda, un tecnico eccezionale per quei tempi, che ha cambiato il modo di intendere la pallacanestro. Prima si guardava soltanto l'attacco, lui ha impostato tutto sulla difesa individuale e sulla difesa di squadra. Poi se mi dici l'allenatore che invece mi ha stupito di più, Nicolis, perché per il metodo, per come ci allenava, per come affrontava le partite, per come ci faceva lavorare, per l'intensità che metteva anche lui nelle partite, è stato, non a caso, penso uno tra i migliori in Europa di sempre. Qual è il giocatore che sei più rimasto in contatto della famosa squadra di Ossola, Pissona, Rusconi, Meneghini, eccetera, eccetera? E sei rimasto ancora in buoni rapporti? No, ma siamo tutti in buoni rapporti con Dino, con Flavo, con Aldo, ci vediamo spesso. Io ho un giocatore che non è mai stato mio compagno di squadra, ma in nazionale, Renzo Bariviera. Barabba, è un fratello per me, ci sentiamo, siamo molto affezionati. Ok, grazie, buona partita, speriamo che sia di buon auspicio. Dopo aver sentito un campione come te, che anche la pallacanestro Varese ci regali una bella vittoria. Non è bastato l'altra sera con Morse, magari con Zanatta sì. Speriamo bene, ne abbiamo veramente bisogno. Grazie mille. Grazie a voi.